La fusione tra Fiat Chrysler e il gruppo Peugeot è in realtà nasce un campione europeo secondo solo alla tedesca Volkswagen e quarto nella classifica mondiale dei produttori di auto, una realtà da quasi 9 milioni di veicoli con ricavi sui 170 miliardi di euro. Sede in Olanda e quotazione a Parigi, Milano e Wall Street, John Elkann sarà il presidente e Carlos Tavares l'amministratore delegato. Soddisfatto dell'accordo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che ha annunciato che il governo monitorerà gli impegni su investimenti e occupazione. Sessione speciale in Senato targata ONU. Il segretario generale Antonio Guterres in visita ufficiale nel nostro paese, parlando davanti ai parlamentari riuniti a Palazzo Madama, ammette che sul tema migranti l'Italia non ha avuto il sostegno e la solidarietà dell'Unione Europea. Sul banco della presidenza, assieme al segretario ONU, la seconda e la terza carica dello Stato, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, che hanno ribadito che è un imperativo costituzionale per l'Italia difendere i principi e i valori della Carta delle Nazioni Unite. Raggiunta l'intesa tra il governo e le regioni sul patto per la salute 2019-2021, l'annuncio dal vicepresidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti, per il quale le regioni dimostrano concretezza ed equilibrio, canta vittoria il ministro della salute Roberto Speranza. Ora il servizio sanitario è più forte, dice. Le novità più rilevanti sono lo stanziamento di 2 miliardi in più e la possibilità di utilizzare gli specializzandi in corsia già dal terzo anno per far fronte alle carenze di personale. No al bavaglio ai giornalisti, la stampa si mobilita a difesa dell'INPGI e dell'autonomia dell'informazione davanti al Pantheon. Il segretario della federazione, Raffaele Lorusso, invita il governo ad attivare subito un tavolo sull'editoria e a convocare gli editori. Lorusso ha ribadito che è in campo l'ipotesi dello sciopero generale per scongiurare ogni tentativo di mettere in discussione l'autonomia della professione e l'INPGI. In piazza coi cronisti anche i rappresentanti delle principali forze politiche. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.